Sentimi, mi piacere trovarci, come sto messo? Siamo qua, teniamo il posto noi altri, eh? È l'ombra possibilmente, certo? Ciao! Ciao, ma sentite, ci mettiamo come la volta scorsa vicino a casetta lì con l'acqua, perché mi sarei di fronte. Praticamente c'è verso il tendain, o il gazebo, oltre al tendain, quei panche. Se no, se mettiamo dove chiederemo l'altra volta, ti sei dove a fare. Aspetta, lì in pausa. No, la finivo. Allora, buongiorno Italia, è giorno del raduno, io adesso sto aspettando appunto l'Alessia per partire. E sì, no, le più belle su dove che era il gazebo. Se mette i tedeschi là, che i tedeschi sa dove che iano andare, tu capio? E come gli osai migratori, cioè chissà quel tempo di partire e tutte che robette là, insomma. O come i ragni che va dentro il buso del boiler dei camper, cioè chissà dove andare. Oh Italia, dove abito oggi? Nessuna parte, è buio pesto, non abito. Eccoli qua i primi arrivati. Era anche una bella idea portare la macchinetta prima, no? Ma ho detto, dopo è antipatico arrivare con la macchinetta, non salutare. Ma lei è un peccato perché era dioce per fuoco il costo del gas, era una roba divertente. Va bene, dai. No, per carità. Però, se dovesse succedere agli altri, raccontiamo l'esperienza. Non siamo saltati per aria, primo. Secondo, con l'acqua, è stato spento con l'acqua, basta, sì, morto. Se no, Nicola, hai altre alternative. Esatto. Ma volevamo accoglierti con l'ordine di edificio, no? Sto quasi Fabio, ti ricordi è Fabio? E buongiorno Italia, sì, sto registrando col telefonino perché io Mona, come sempre, quando accade qualcosa di divertente, lascio la fotocamera. Cioè, divertente, aspetta perché mi lincia dopo se sente divertente, perché cos'è successo? Allora è arrivato un altro tu, solo che praticamente si è infossato di brutto col camper. Adesso vediamo se riusciamo a tirarlo fuori in qualche modo. Se no arriva il carro attrezzi, insomma. Quello che si lamenta sempre se Fabio, sempre lui. Arriva là. Perché? E giustamente il pensiero di Fabio, no? No, abbiamo sbagliato strada tipo 20-30 mila volte e adesso andiamo a vedere. Abbiamo anche i cavalli. Ciao Ciccio! No, non si vede neanche col flash. Perché col telefono... Ah, ma perché sto registrando con la fotocamera frontale? Fermala! Arrivo qua. Ciao Fufo! Cazzo, Fabio. Guarda che bellissime riprese da Blair Witch Project. Ho paura che si ribalti. Tu adesso non vedi in camera, anzi in telefono, ma è piegato a 45 gradi letteralmente. Non si scherza? Oi! Dove? Il tuo muso? Il territorio. Dio, ma l'hai bagnato? No, l'hai tutto. Guardavo se era la possibilità di buttarlo su. Ah. Perché se vieni in retromarcia magari no. Ciao Eccio! Però qua sì. Qua forse. Arca miseria! Guarda che è tuo cane. Ciao. Dai che proviamo in qualche modo. Ciao, piacere Yuri. Ciao Barba. Ciao. Al fufo. Cosa che ti combinato? Fa vedere. Sì, volevo vedere. Ah, cazzo. Cupa dell'olio. Porca troia. Piano sul campo. Bisogna andare sul campo e uscire là in fondo. No, potete andare sul campo. Sul campo adesso devi più fuori. Si dice uscire là in fondo dove non c'è sta scaldatura. Puoi vedere dietro come una situazione. C'è che se tocca la cupa dell'olio, tocca tutto. Spero che non abbia fatto danni, però tocca tutto. Cioè già che tocca. Sì, sta chiamando il carattrezzi. Ah, effettivamente si pensava di fargli far retro e... Sei qua da solo? Perché qua... Qua non è per niente ripido. Cioè qua che fa tranquillo. Ti capisco, se questo qua vendo io 5 metri e fa il campo qua. Se lo guarda, vendo io. Divieni su qua. Qua se riesci ancora a tirarlo. Magari sì. Però riconosco se l'erba si muoia, sì. Che fa anche fatica venire su. Perché lì c'è una montagnola, dov'era? Da stare un attimo attenti. È qua. Questa. Ah. Qua c'è bisogno. Se in panza devi muovi altro dopo. Ma in panza neanche, là non riesci neanche a salire. No, ma ti faccio che te lei in panza. No, basta. Bisogna che monte qua. Dobbiamo venire su di corteo così. Esatto. Fa così. L'unica cosa è questa.
Ma è una cosa facile perché l'erba si muove, comunque si prescinde. E che partire col campo storto così, caldondo, a me varia un fep. No, si gira contrario, no, secondo me. Marcia, come è andato giù? Si gira contrario, ce la fa. Sì, che non se dondo e casca per terra. Se picchiamo tutti quanti da qua, paura che, finestrini, che può presto qua, anche ribaltarsi. Ci picchiamo, facciamo un po' di barca. Man mano che va indietro si raddrizza. Bremma se che vaga su la rua davanti. Cos'è una gioco che è rua qua? A rua, si nuota. Si indirizza il campo. Mi annoio. C'è tipo un'ora e mezza che aspettiamo il coso, il Carl attrezzi. Si deve essere perso. E tu vedi questi quattro singani qua, in mezzo a strada. Così mi alleno a dirigere il traffico. Oh, dopo solo 40 ore si arriva, porca miseria. Dai che andiamo via. Beh dai, però ci ha messo solo 2 ore e 17 minuti ad arrivare il caro attrezzi, quindi insomma dai, è andata anche bene. Però comodo il discorso di video col telefonino, fra video del cacchio, però almeno ce l'hai sempre dietro, no? Beh dai, l'ha già agganciato, teoria dei rumori. Invece no, sono proprio lento sto qua. Tra l'altro hai quella ruota lì che è dentro, dentro nell'erba. E quindi come potremmo fare? Perché noi si pensava eventualmente buttarlo in retro e dopo tirarlo su da là. In retro là. Dopo andava dritto e lì che è più basso saliva. Però se rimane impaltanato nell'erba lo possiamo agganciare col carro attrezzi e tirarlo avanti. Qua lui va giù. E dopo se resta impaltanato lo tacchiamo al carro attrezzi. Non vedo però mi viene fuori, però ma se salvarlo. Da così, se lo tiro in avanti si capota. E lui viene lì, qualcosa dicevo. Dici che stai avanti si capota. Stare piede anche te. Sì, ti vede, lei a 45 gradi. Troppo buttato di lato. Allora non è mendrio. Lui a piccarsi, tu devi da una parte. E lui giù, vedi? Come se piccassi? Dove se picchiamo? Se tiene a porta aperta, dove che sta qua? Tieni cuore, seguro il suo ruolo come un criceto. No, se dica sono bagagliere in alto. Prova a aprire la finestra. In che senso cosa c'è? Hai guardato come è messa la ruota? Il paraurti sfiora, quindi non tocca né braccetti, né coppa dell'olio, né niente. Però scriviamo la prova tua, quindi perché dopo tirarlo è sempre il culo che va che è giù, no? Hai capito? Io farei, lui farei entrare e lo farei salire, guarda. Io devo. Sì, ma adesso come fai a andare in retro qua? Che benino dici? Certo. Ma dici di attaccarlo con qualcosa? Nel senso che non so. Gli altri picate, che più di altro che bisogna fare. È perché le casse queste due, basta due qua perché. Ma se erba comunque questa, secondo me se scende e sterza contrario, ma neanche tanto, dritto come che è. Dritto? Dritto com'è? Deve andare dritto com'è. Cercare di controbilanciare. Secondo me è dritto com'è, non c'è alternativa. Perché di solito con le macchine non hai problemi, perché non ha il baricentro è basso, no? Tu vai baricentro altro. Ah, fai presto di riportare. Esatto. Fai presto di riportare. Ah no, ma lui mi viene da attacco così, eh. Perché per tenerlo dritto, devi tenerlo di fianco, come fa? Dobbiamo andare lisci noi e bilanciarlo noi, cioè non c'è poco da fare. E se tiene la porta aperta ci stanno due persone, lui che è anche grossetto che guida, fa tre, però gli altri no. Ma sì, se tacchiamo tutti io con la porta aperta. Che non penso che pesi tanto la struttura alta, no? Non è che pesa no, alto. Più il pesa. Peso ce l'ha. È basso comunque sia, no? Hai carichi, hai peso sui mobili, sui pensi di altri. Aprire il finestrino qua, magari a prendersi il finestrino qua della cucina. Agganciarsi al finestrino della cucina un paio. No, a parte scherzi, ci sbilanciamo tutti quanti qua. Se io andrei dietro. Ok, dai, via. Così si può attaccare qualcuno lì. Ok, ci siamo praticamente riusciti, abbiamo fatto far retro lì facendo peso, cazzo, ho scheggiato tutto il telefono perché prima mi è caduto, vabbè. E adesso però no, rimane impaltanato, quindi vabbè, c'è già il carro attrezzi, lo attacchiamo e via, a posto. Buonanotte Italia! Anzi no, che buonanotte, tete ciucci tutta la scena adesso, eh sì? Ah, che robetti, vedi? Chi ha un camper dovrebbe avere sempre una robetta così a portarsedrio, un carro attrezzi. Eu
adesso vediamo. Adesso è mio. Già che non riesce a tirarlo fuori tutto così adesso. Non riesce a tirarlo fuori tutto perché quando arriva qua ancora una ruota fuori. Dovresti andare avanti ancora col caro Cresti. Ecco, di solito ti fa sul corso del Veneto, stavolta il corso del caro Tressi. È un canale proprio culturale, per le robette che ti impari. Puzzo S. Se gas al paraurti, hanno ammollato il motorino. No, aspetta! Bisogna che vada avanti. Oh sì, giusto per lasciargli un po' di spa, ma secondo me così già basterebbe. Beh, no, ma io non ho fatto. Ma farà fatica. Vediamo se è vero, dai. Lo scopriremo solo vivendo i cantea. Puzzo S. Arrivo là lì in tiro. Dai, boh. Piano con la prima. Che figata una robetta così avere in camper. Come Unimog, no? Che piano. Tanti ce l'hanno integrato. E via, guarda che robetta. Verso di me, sennò ti clini come prima. Gira. Aspetta che faccio il... Aspetta un attimo. Aspetta. Piano, piano, sta a accelerare, che non siamo più. Piano, piano. Vieni verso di me. Sono Sinder. Fermo, tira lui. Vedi che tiro io. Non hai frame però, cazzo. Se devo far danare anche quello. Vieni. Quello del caro Tressi. Ma lui mi ha fatto aspettare 2 ore e 17. Per avere che scomattamento, guarda. Beh non, puito a me par. No, manca ancora una ruota. Vabbè, vai, però. Quelle davanti sono dentro. Sì. È bello alto questo adesso. Boom. Italia, buon letto, sì, ciao notte, fuori,